Questo è un account di Twitter intitolato Venite ad me. È precisato cultura cristiana e dialogo tra le religioni. Quindi presumibilmente coloro che si iscrivono qui sono persone che cercano il dialogo tra le religioni. Ebbene, che cosa succede in questo gruppo? Vedete, qui sulla destra sono tutti coloro che io posso seguire. Però nel gruppo ogni tanto compare chi, adesso lo troveremo, quando io cerco di seguirlo, succede questo. Per esempio, lo abbiamo visto sopra. Ecco, padre Gabriele Serena, si vede che è un sacerdote, che è iscritto a questo sito di cultura, di dialogo tra le fedi. Io metto il segnalino su segui, clicco. Ecco che cosa compare. Ti è stato impedito di seguire questo account su richiesta dell'utente. È un sacerdote e si scandalizza al punto tale delle cose che dico io che addirittura mi ha impedito di occuparmi di lui. Ma non è solo, vedete, tra tutti costoro, a un certo punto ne troviamo, intanto sblocchiamo questo indice qui, ne troviamo qualcun altro. In realtà sono pochi, perché, vedete, tutti accettano di essere seguiti. Ne troviamo un altro. Io cerco di seguirla e il responso che mi verrà è ancora quello. Ti è stato impedito di seguire questo account su richiesta dell'utente. E questo è il secondo. Andiamo avanti. Questi in sospeso non sono gente che si oppone, sono semplicemente casi un po' particolari che ci pensano un po' su prima di accettarti. Sono un po' col catenaccio. Ecco, anche essa mi impedisce, cattolica, ed è il terzo. Poi c'è quest'altro, formatrice della capacità relazionali e di comunicazione. È la quarta. Poi c'è questo quinto, Radio Vi Giova. Raccontiamo la vita di noi giovani, cerchiamo le domande che danno senso alla vita, ma senza la presunzione di dare risposte preconcette. Sembrerebbe la massima apertura alla verità e cerca il dialogo tra le religioni, ma quando si trova in contatto con quello che dico io, immediatamente scatta qualcosa di tanto avverso da indicare appunto quel comando. Ecco, questi sono tutti coloro, abbiamo visto sono sei, che su 300, sono segnati qui sotto, li vedete, ecco, su dove c'è la freccetta,
ti è stato impedito di seguire questo account su richiesta dell'utente. Cultura cristiana e dialogo tra le religioni. Voi direte, perché ti lamenti? Su 377 ce ne sono solo 6 che si comportano in un modo del genere. Ma non è tanto questo il problema. Il problema è che qualcuno che segue espressamente un account che fa dialogo tra le religioni è tanto colpito in senso negativo delle cose che dico io, che immediatamente io gli sembro il diavolo, tanto che vuole impedirmi qualsiasi rapporto e colloquio. E quando si tratta di un sacerdote, io mi domando perché, che cosa lo ha colpito particolarmente di quello che dico io. Allora facciamo un po' un mea culpa. Di fronte alla fede di certe persone, guai a presentare con troppa certezza la propria fede, la propria convinzione. Quando certe persone vedono qualcuno animato, veramente animato da una sua fede, immediatamente sono messi in contropelo, come se le persone non dovessero essere forti nella loro fede. Sii povero di spirito. Certo, capisco la povertà dello spirito, ma la povertà dello spirito non significa mancare di fede. La fede è uno dei valori fondamentali dell'esistenza e Papa Giovanni Paolo II chiamò la fede una delle due gambe dell'uomo. La seconda gamba fu definita dal Papa la ragione umana. Ecco, chi vede in me? Chi non solo ha fede, ma poggia la sua fede sulla ragione, peggio che peggio. Non solo io non dovrei avere fede in Gesù Cristo. Questo come punto di vista di un sacerdote. Il sacerdote che vede che io ho la mia fede, accipicchia, si scandalizza. Forse non proprio da questo. Si scandalizza quando io oso rimanere nel novero dei cristiani praticanti che aiutano in tutti i modi con cui riescono la fede cattolica, divenendo un missionario in Brasile, ma è troppa fede, troppa convinzione, troppa boria. Perché avere fede per certe persone significa avere boria. Bisognerebbe essere umili nella propria fede. Mi dispiace, potrei essere un sacerdote, ma io sono forte nella fede in Gesù Cristo, al punto che se vedo un seguace di Gesù Cristo che non segue Gesù Cristo, ma colui che egli crede sia Gesù Cristo, io muovo la mia fede per forza della ragione, dello Spirito Santo, della verità, contro questa interpretazione. Perché io voglio difendere la mia fede stando in casa mia, rimanendo un cattolico, perché credo che i panni sporchi vadano puliti in casa propria. E non faccio come chi, appena trova qualcosa che non va, immediatamente divorzia. No, io rimango qui e espongo con forza la mia fede in Gesù Cristo, nel sale di Gesù Cristo, che consiglia all'uomo che se patisce un affronto come
uno schiaffo, offra l'altra guancia. Sia disposto a incontrare chi la pensa in modo diverso da lui, al punto da schiaffeggiarlo. Ma, a quanto pare, un sacerdote che si sente schiaffeggiato dalle cose che dico io, potendo escludere ogni rapporto, mette il comando: questo qui non lo voglio sentire, perché mi schiaffeggia. E ha perso assolutamente il sale di Gesù Cristo, perché il sale di Gesù Cristo, rivolto a un sacerdote, è che se uno ti schiaffeggia, anche se sei un sacerdote, anzi, soprattutto se sei un sacerdote, tu offri l'altra guancia. Vedete, io proprio oggi, per sottolineare questa questione della guancia, vedete come è la mia guancia, questa qui, oggi ho addirittura un principio di ascesso in questa guancia. Io prendo troppi manrovesci sulla parte sinistra della guancia, perché la parte destra della mia guancia è colpita e io seguito a mostrare la parte sinistra. E sulla parte sinistra quante botte che io prendo? Spesso proprio da chi dovrebbe avere questo sale di Gesù Cristo, offrire l'altra guancia. Il dialogo tra le religioni significa ascoltare chi, soprattutto se è nella tua religione, fede cattolica, lo ascolti. Dialoghi, soprattutto quando c'è un papa che ti ha detto: filosofi, cercate un altro percorso che porta a Gesù Cristo. E invece io mi trovo ancora di fronte a sacerdoti che appena sentono di un altro percorso, immediatamente vanno contro a me, no, al Papa, a Giovanni Paolo II, beatificato. Egli volle che ci fosse il percorso ragionevole verso la fede in Cristo. Lo volle lui, ma a quanto pare lavare in casa propria, ossia da cattolico, apostolico, romano, i panni sporchi nella mia casa, e mi crea chi a sua volta mi dà cerfoni e io me li prendo. Vedete, proprio oggi che io vi parlo di offrire l'altra guancia, io mi trovo una guancia gonfia con questo principio di ascesso qui sulla parte sinistra della mia guancia. Fu un'altra volta, l'ultima volta che io ebbi un fenomeno di questo tipo su una guancia. Ero in Brasile, ero presso Padre Pigi a Belo Horizonte e un mattino avevo una guancia gonfia. Quando mi vide mi disse: devi andare dal dottore. Ora eravamo andati a far colazione presso le suore che erano lì di fianco alla chiesa, e le suore sono state testimoni di questo incontro scontro tra me e Padre Pigi. Io sostenevo che mi metto sempre nelle mani di Dio, e lui mi diceva: non essere un piccione, vai dal dottore, è necessario che tu vada dal dottore. E io a lui: senti Pigi, io mi fido più di Dio che del dottore. Ma no, beh, vogliamo vedere che cosa succede. Sì, vogliamo vedere, disse lui. Ebbene, un'ora dopo la mia faccia era sgonfia, si era sgonfiata da sola. E allora io mi rivolsi a lui e gli dissi: Pigi, dov'è finito il mio male? Chi me l'ha curato con maggiore capacità? Il dottore o Dio? E gli rimase un po' perplesso, perché a suo giudizio io dal dottore dovevo andare. Ora,
in relazione a questo argomento che sto trattando qui, sulla fede, Gesù diceva: se ti danno lo schiaffo su una guancia, tu offri l'altra guancia. Poi disse anche altre cose in questo senso. Disse: se c'è qualcuno che è un importuno, che vuole fare un miglio di strada con te, tu fanne due. Ebbene, ancora con questi che sono iscritti a questo account di dialogo tra le fedi, a costoro con i quali io cerco di fare un miglio di strada e mi ritrovo proprio il blocco, no, con Romano Amodeo, niente, non voglio avere niente a che fare, ancora una volta, chi è contrariato non sono io, è il buon Gesù Cristo che diceva: quando trovi uno importuno che ti importuna e vuole fare un miglio di strada con te, tu fanne due. Ma questo sacerdote che io ho indicato qui, a quanto pare, padre Gabriele Serena, non ha voglia di fare due miglia di strada con me, che ne voglio fare una con lui, al punto che ritiene che io sia tanto da scartare che comincia a scattarmi lui. Ecco perché è assolutamente sbagliato questo tentativo fatto da tutti coloro che, proprio iscrivendosi a un account il cui scopo è il dialogo tra le religioni, si oppone a quello che faccio io, che sono l'unico in tutto il mondo che ha cercato il dialogo tra le religioni in un modo fattivo, fattibile. Quello cui era proteso Papa Giovanni Paolo II, con la sua enciclica Fides et Ratio, il Papa rilevò che la difficoltà a incontrarsi in relazione a Dio stava nel fatto che ogni fede si poggiava sulle sacre scritture delle varie fedi, strumenti rigidi che non potevano più chiamare in causa l'autore di queste sacre scritture, perché era morto da secoli. In che modo si poteva appurare la verità nella fede? Perché la fede deve fondarsi sulla verità, più che sulla narrazione di una verità secondo Tizio, Caio, Sempronio. La verità è la verità, è indiscutibile. Papa Giovanni Paolo II aveva ben chiaro il valore della verità. Senza che lo avesse detto in maniera espressa, egli riconosceva la verità come la principale caratteristica dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la verità che esiste nel rapporto e nella comunione tra padre e figlio, ed è una comunione di amore. Questa è la verità. E riconoscendo che la verità come immagine dello Spirito Santo non va certo contro la verità del figlio, perché padre, figlio e Spirito Santo sono tre indirizzi diversi della stessa verità, ecco che aveva fede che, usando la ragione, fosse possibile scoprire la verità cui ogni fede è tenuta. E non è possibile che esista una fede che inciti a seguire argomentazioni di false verità. Dio è verità. E questo è il connotato comune che va cercato in Dio.
e la verità ha il suo volto autonomo. Infatti io ora, che sto cercando di dirvi la verità, forse questa verità è una figlia mia. No, semmai io la esprimo. Io sono messo in condizione di dirvela, ma la verità non è un mio dominio, non è un mio possesso, non è qualcosa che dipenda da me. Io posso dipendere dalla verità e non viceversa. La verità non dipende mai da chi la dica, mai. Ha il suo volto e la sua dignità autonoma. È la verità dello Spirito Santo di Dio, che è uno, anche se ha indirizzi diversi che, vedete, possono essere unificati. Perfino nel paganesimo che idealizzava di Dio, ossia del valore, i vari aspetti. Quando nel paganesimo c'è il Dio dell'amore, il Dio della bellezza, il Dio del mare, il Dio di questo e il Dio di quello, e ogni Dio è personificato, c'è stata una estrinsecazione di tutti gli indirizzi dell'essenza divina, che furono tutti personificati uno per uno nei santi dei dell'Olimpo. Quando Gesù Cristo ha espresso l'unità di Dio con tre fondamentali indirizzi, chiamandone uno Padre, l'altro Figlio e l'altro Spirito Santo, non ha fatto qualcosa di molto diverso da quello che avevano fatto i greci, i romani e tutti coloro che avevano idealizzato e personificato dei valori. No, ma ha avuto la funzione di esprimere la stessa verità che esiste nella fisica. Nella fisica esistono infinite direzioni, come infiniti indirizzi. Da un punto centrale può uscire una luce che ha tutti i raggi aventi tutti gli indirizzi, ma quando andiamo a riassumerli in tre indirizzi fondamentali, come quello che riguarda l'asse che da davanti va indietro, o quello che da destra va a sinistra, o quello che da sopra va a sotto, con questi tre fondamentali indirizzi noi esprimiamo lo spazio, e è espresso anche lo spazio di Dio. Quando io, per esemplificare Dio, uso la geometria, faccio quello che Gesù fece quando, per esemplificare il regno di Dio, disse: il regno di Dio è una perla preziosa che quando un mercante la vede, vende tutto quello che ha e la compra. Oppure disse: il regno di Dio è come un granello di senapa, che è il più piccolo dei semi, ma quando cresce diventa un grande albero sul quale ci sono tutti gli uccelli. Gesù la verità, per renderla comprensibile, la presentava attraverso esempi. E quando io faccio la stessa cosa, ma i miei esempi sono scientifici, perché io esemplifico la verità di Gesù usando la scienza chiamata geometria, e rivelo che lo spazio si fonda su tre assi cartesiani, e mettendo insieme l'uno per l'altro e per l'altro abbiamo l'unità del volume, ecco come
abbiamo esemplificato l'unità di Dio come quel volume in cui è compreso di tutto, tutto, volume corporeo, volume di pensieri, parole, opere, ideali. Un volume è quella cosa che contiene la presenza spaziale e temporale di ogni possibile cosa, reale e immaginaria. Questo volume, essendo la totalità, è simile all'immagine di Dio, che è tutta la creazione unita come opera al creatore. Quindi, quando io, per esemplificare Dio, nel dialogo tra le religioni, porto a conoscenza che solo il modello di Gesù Cristo, del Dio uno e trino, spiega la natura esemplificata proprio come noi vediamo lo spazio e il tempo, creo una verità, quella di Gesù Cristo, agganciandola a una verità che è osservata vera in geometria, e quindi creo un esempio di una verità esemplificata ed esemplare, che se tutte le fedi cercano di dialogare tra di loro, per dialogare tra di loro, sulla base della verità, devono riconoscere che la verità divina, ossia quella che trascende la realtà e lo spirito, è proprio quella di una essenza una e trina. E se dialogando con la ragione io arrivo a questo, io faccio quello che il Papa voleva. Il Papa voleva. E perché un sacerdote, ascoltando queste ragioni, mi blocca? Perché? Perché ha la coda di paglia. Perché non accetta critiche. E vedendo nel mio intervento la critica della ragione, immediatamente non vuole sentire ragione, nemmeno quando sono ragioni che danno ragione a Gesù Cristo. No, io cerco di usare la ragione, per carità. Chi cerca di usare la ragione va contro a Gesù Cristo. No, e chi la pensa così, un sacerdote che la pensa così, va contro a chi? Al Papa Giovanni Paolo II e anche questo Papa qui. Entrambi hanno detto che la fede e la ragione devono riuscire ad essere un tutt'uno. Lo hanno detto entrambi. E allora perché un sacerdote, ragionando nell'unico modo che può mettere in rilievo la verità che esiste in Gesù Cristo, udendo le mie parole, si offende? Perché, come certuni dicono, la verità offende. Ma chi offende? Offende chi? Poiché è suscettibile, poiché se pensa che uno che dica la sua ragione con troppa baldanza è un importuno che vuole fare un miglio di strada con te, oh, non stai nemmeno a guardare che cosa io cerco, ossia di far trionfare Gesù Cristo. No, tu che cerchi di far trionfare Gesù Cristo, chi vai a vedere dentro di me? Un nemico, uno che debba essere escluso. Perché? Perché hai la coda di paglia e basta, non c'è altro argomento. Perché ti dà noia che io tiri fuori il sale di Gesù Cristo per dire che se uno ti dà uno schiaffo, tu sei tenuto a dare l'altra guancia. Tu l'altra guancia invece non la vuoi offrire. Perché? Perché hai la sensazione che le cose che dico io ti schiaffeggino. Ma ti schiaffeggiano solo perché, fatti un bel esame di coscienza, tu ti proclami cristiano,
sei un sacerdote che segue Gesù Cristo, ma quale Gesù Cristo segui tu? Quello della tua ragione, che è una ragione così prepotente che non accetta dialogo, che se sente uno che dialoga ed è nella tua casa, nella tua famiglia, che cerca strumenti per Gesù Cristo, tu invece di sentirlo uno che è alleato tuo, che concorre con te a far vincere Gesù Cristo, tu lo avverti come concorrente, come uno che si oppone alla Chiesa, non alla Chiesa. Io mi oppongo a te, caro sacerdote, che sei fideista e non accetti ragione. Il Papa si era già scagliato contro il fideismo. Il fideismo, per Papa Giovanni Paolo II, non era un valore. Perché la fede, se non si appoggia sulla ragione, rischia di essere una mala fede. Chi ha una fede che non è ragionevole non è in buona fede, è in mala fede, perché è in una fede perversa, che non è riconosciuta vera dalla ragione. Io invece, caro sacerdote che mi escludi, proprio tu, chi escludi? L'unico che trova tra tutte le fedi, tutte, la vittoria di Gesù Cristo. E sai perché? Perché io riconosco che in ogni uomo esiste quello che Dio ha mostrato in suo figlio. In ogni uomo esiste l'unico Dio dell'essenza, in croce, in ciascuno. È in croce Dio anche in te. Dio è l'unico essere che contiene ogni essere, che ha in sé ogni anima, e la tua anima, che credi che sia la tua, è anima di Dio, non la tua anima. È l'anima tua, di te figlio, che è nella stessa sostanza del Padre, perché Dio è tutto l'essere, e il tuo essere non è oltre tutta l'essenza. Chi credi di essere, se credi che tu non sei Dio? Dio è tutto l'essere? Tu sei addirittura oltre tutto l'essere? Ecco come la pretesa umiltà diventa l'arroganza di chi non si vede, non vede se stesso dentro il disegno di un Dio dell'essere che è in ciascuno di noi e assume in ciascuno di noi la sua croce, nella croce di sé figlio. La verità in Gesù Cristo di un Dio in croce è la verità che esiste in ogni uomo, sia egli buddista, sia egli animista, sia egli shintoista, sia egli musulmano, sia egli cristiano, sia egli pagano. Chiunque sia l'uomo è sempre un Dio in croce. Lo ha detto chiaramente Gesù. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete e mi avete sfamato. Ero in galera, riconosciuto colpevole, e siete venuti a trovarmi. Gesù è stato chiaro, avevo fame, avevo sete, io. Ma chiaramente questa cosa qui sembra strana, al punto che Gesù stesso dice, ma quando mai è accaduta una cosa così? Tutte le volte che avete fatto qualcosa a uno, l'avete fatta a me. Ecco, Gesù è chiaro, chiarissimo. Perché tu, sacerdote, ti metti lì a dire, Gesù non ha detto avevo fame, ha detto era come se io avessi fame in uno che aveva fame, era come se io avessi sete in uno che aveva sete. No, è stato chiarissimo, avevo fame, avevo sete. Ma tu, sacerdote,
sei capace o incapace di ascoltare la verità che ha detto Gesù. Avevo fame, io Dio avevo fame, io Dio avevo sete, io Dio ero in galera in ogni uomo, sempre io. E perché nella tua presunzione hai questa arroganza della tua intelligenza di dire ma no, ha detto così tanto per dire, per far capire che Dio è favorevole all'uomo tanto che si mette negli stessi panni dell'uomo. Se questa fosse stata la verità di Gesù, avrebbe detto tutte le volte che avete fatto qualcosa o non l'avete fatta a uno, è come se l'aveste fatta a me. Come se! No, non ha detto questo Gesù. Ha detto l'avete fatta a me. Avevo fame, avevo sete. E allora, perché tu ti credi diverso da Dio? Perché crei Dio come un elemento estraneo a te stesso? Proprio tu che sei un sacerdote. Ti dà noia sapere che sei soltanto un'anima di Dio? Ti dà noia? È offesa per caso la tua verità? Ci tieni tanto al tuo ego da dire no, la mia anima, non per presunzione ma per modestia, la mia anima no, non è anima di Dio, è l'anima mia. Ti dà noia? Questa è la verità che esiste in ogni uomo. La sua essenza unitaria è essenza di Dio, è anima di Dio. L'essenza profonda che esiste in ogni uomo è essenza di un Dio in croce. L'esempio dato da Figlio Gesù Cristo è un esempio valido in ogni uomo, qualunque sia la sua fede. Per cui il modello che Gesù Cristo ha realizzato per far conoscere la verità di Dio è un modello che vale per tutti gli uomini di questo mondo, tutti. Forse il modello offerto dal Buddha vale allo stesso modo, forse il modello valido per l'Islam è un modello chiaramente valido per tutti gli uomini? Riflettete, l'essenza fondamentale di ogni uomo è anima di Dio. Ma a quanto pare questo mio tentativo, poggiato sulla ragione della verità, di portare avanti con decisione, con grinta, questi argomenti, danno fastidio a chi vede nella mia esposizione troppa arroganza. Come se io dicessi le cose che vi dico io sono frutto della capacità mia e io avvalorassi me in quello che sto dicendo. Io non sto avvalorando me, io sto avvalorando la verità di cui io posso essere solo un portavoce. E se vedi in me un portavoce pieno di forza nelle affermazioni di verità che faccio io, è perché questa verità che io vedo è talmente chiara, è talmente limpida, che io sono veramente tentato di fare come Gesù Cristo, che mise insieme un po' di cordicelle e si mise a scudisciare con questo scudiscio, con questa frusta, tutti i mercanti del Tempio. Perché le religioni, se non sono vissute proprio nel modo in cui Gesù ha vissuto, come un Dio che assume la croce, se non sono così, si mercanteggia sulla fede. E bisogna usare lo scudiscio con chi mercanteggia la fede. E se io uso lo scudiscio di Gesù Cristo, non sono io che lo uso, sono io, casomai, che sono veramente pieno dell'amore per la mia casa
È l'amore per la casa di Dio che mi fa usare lo scudiscio. Ma forse a te, caro sacerdote, che udendo troppa decisione nelle verità di Gesù Cristo, vorresti che non esistesse questa decisione. Vorresti che le cose fossero ancora così confuse come forse sono nella tua ideazione. E forse tu sei colpito dal mio scudiscio, ma cerca di usare le mie scudisciate, non scappare, perché il dialogo tra la fede passa attraverso la verità e non gli scudisci che possono essere presi e sono presi spesso male quando sono usati non per affermare la verità assoluta di Dio, ma per affermare altre cose. Tu, per esempio, sacerdote, che mi hai escluso, hai inteso darmi una scudisciata. Ebbene, la tua scudisciata è anticristo. La mia è a favore di Cristo, perché io sono divorato dall'amore per la mia casa.